Buongiorno a tutti, buon sabato ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Cos'è successo ieri al grande fratello VIP? Vi annuncio che proverò a non ridere creandovi il video e narrandovi quello che è successo. Francesca Cipriani strappa i capelli a Lucas Casella dopo aver incontrato il fidanzato Alessandro Rossi. Ma vediamo nelle immagini che cosa è accaduto. Francesca Cipriani ha avuto modo di rivedere brevemente il fidanzato Alessandro, ma solo attraverso un vetro. L'uomo, il ragazzo, l'ha invitata a stare tranquilla perché lui la ama da morire e l'aspetta fuori. A un certo punto, il grande fratello ha cercato di interrompere la conversazione chiudendo le ante che coprivano il vetro che divideva Francesca dal suo fidanzato e lei quindi urlando e sbraitando cerca di fermarle. Alfonso Signorini immediatamente la rimprovera: portate via Francesca. E una volta terminato questo colloquio con il fidanzato, l'entusiasmo della bella Giefina è stato incontenibile, tanto da andarci sotto il povero Lucas Casella. Si sente urlare: ai ai capelli Francesca, che c'entro io? Ma la Cipriani continuava a urlare tirando i capelli a Lucas e implorando al suo fidanzato: ti amo amore, ti amo da morire. L'illusionista quindi poi ha spiegato ad Alfonso cosa è successo, perché c'è stato un po' di caos, hanno cercato di spingere Francesca mentre tirava il povero Lucas e lui infatti ha detto: mi ha tolto una ciocca di capelli, se ho il parrucchiere. Ma no, non ce l'ho. Francesca allora poi ha provato a giustificarsi. Lui mi ha detto: fai vedere a tutta Italia che non ho il parrucchino, e gli ha chiesto scusa per quello che ovviamente gli ha fatto. Avete seguito la scena? Scrivimi che cosa ne pensi.